Ciao amici di Segnalazioni Letterarie, benvenuti a questa nuova diretta del nostro gruppo, la diretta del giovedì. Questa sera abbiamo con noi due personaggi molto conosciuti anche sul web, Andrea Anselini e Sara Marino, che presenteremo tra poco nel dettaglio. Prima però, come al solito, voglio ricordarvi i nostri appuntamenti. Come Segnalazioni Letterarie siamo infatti coinvolti nell'organizzazione della prima edizione del Premio Lettere al Sempione, Premio Letterario. Premio Lettere al Sempione che appunto noi organizziamo con l'aiuto di altre importanti realtà culturali romane, a cominciare dalla Galleria Arte Sempione degli amici Stefania Pinci e Mario Borgato, assieme alle Officine Culturali Romane dell'amico Andrea Lepone e assieme alla collana Orofino dell'amico Alessandro Profino, collana che tra l'altro è appena uscita con i suoi primi due titoli. Presto contiamo di riparlarne qui in una delle nostre dirette. E Segnalazioni Letterarie dunque organizza questo concorso. Ah, dimentichiamo di dire che la collana Orofino è a Casata ed è edita presso Fatto Spedizioni di Torino. Dicevo, ecco, Segnalazioni Letterarie sta organizzando tutte queste iniziative. Poi domani sera avremo un'altra diretta alle 19 con l'agente letterario Michela Tanfoglio che ci porterà Alessio Cuffaro, uno scrittore molto importante. E infine sabato avremo il quinto dei nostri reading di poesia. Stiamo facendo parecchi reading poetici ultimamente. E questo reading dunque sarà il quinto della serie, ne sono previsti altri. Per candidarvi per partecipare alle nostre letture di poesia online, potete mandarmi un'email all'indirizzo albertoraff2@gmail.com. Benissimo, abbiamo fatto i nostri preliminari, abbiamo ricordato i nostri eventi, del resto insomma sul gruppo mandiamo dei reminder periodici e adesso entriamo in medias res perché questa sera abbiamo due ospiti veramente importanti. Andrea Anselini e Sara Marino sono scrittori, ma anche molto attivi, appunto, come già detto prima, mi pare, sul web. Ciao Andrea, ciao Sara. Ciao, salve a Buonasera tutti. Ciao. a tutti. Allora, Andrea Anselini, da dove ci parli? Perfetto, Da un piccolo paese della provincia di Ancona che si chiama Polvedigi. e Sara invece tu ci parli da? Ecco, io invece vi parlo da Prato in Toscana. la famosa e bella Prato. Dunque, Andrea e Sara sono molto attivi appunto online da qualche tempo. Volete spiegare in quale maniera, Andrea e Sara? Magari dividetevi la risposta. Okay, abbiamo iniziato dapprima, diciamo, online a parlare dei nostri libri tramite presentazioni, dopodiché abbiamo dato il via poi in un secondo tempo anche a un salotto culturale online, di cui dopo anche questo vi parleremo. Adesso lascio la parola a Sara per aggiungere altro. Allora, noi abbiamo dato via a questa collaborazione, diciamo, più o meno un anno fa, sotto il primo lockdown, purtroppo, perché chiusi in casa come tutti, cercavamo una via di uscita per comunque tenere viva l'attenzione sui nostri libri. E da lì è nata infatti la prima, chiamiamola, edizione del Salotto Culturale di Andrea e Sara, come ha detto lui. E ora siamo già alla seconda edizione e penso proprio che, date le richieste che ci sono arrivate incredibilmente, avremo anche una terza edizione e poi la gente, come hai detto te, ci vede anche sul web, un po' col prezzemolo, secondo me, perché poi sempre con altri due colleghi della nostra casa editrice, le Mezzelane Casa Editrice, facciamo un'altra mini pillola di libri parlando di un libro della nostra casa editrice. Ecco, avete dei giorni fissi in cui trasmettete? Sì, il Sì. lunedì e il Allora. martedì. Non si è sentito bene, scusa Andrea. Perfetto, Lunedì e martedì. che sono giorni insomma di ascolti piuttosto importanti, anche perché poi per quanto riguarda la fruizione dei social, valgono mutatis mutandis anche alcune regole dei social, scusate, dei media tradizionali. Quindi lunedì e martedì sono in genere i giorni in cui la gente guarda più la televisione perché esce di meno, eccetera, eccetera. La stessa regola, mutatis mutandis, vale per i social, permolestando che i social hanno anche dei vantaggi rispetto ai media tradizionali, almeno per quanto riguarda la fruibilità. Ma adesso vorrei parlare invece un pochettino della vostra attività di scrittori e magari anche chiedervi un po' un vostro breve profilo biografico, in ordine alfabetico a dispetto di ogni cavalleria, quindi do la parola per primo ad Andrea e gli chiedo appunto di presentarsi. Andrea, chi sei? Sì, sono, diciamo, all'inizio, diciamo, vi spiego in breve, sono un tuttofare, diciamo, nel senso che ho la passione, oltre per la scrittura, la passione per la musica, per la fotografia e per tante altre cose ancora. E starmi dietro, diciamo, non è facile. E quella che ho concentrato maggiormente è la passione appunto per la scrittura. Per
e diciamo dal 2010 a oggi ho pubblicato 5 libri, di cui 2 in self, 2 con la casa editrice e 1 con una precedente casa editrice, che era il primo libro di poesie. In breve, questi qui, e dopo poi mia mano ve li illustrerò adesso stare facendo. Ok, invece adesso passiamo a Sara. Ok, allora io ho 42 anni, sono una putativa scrittrice, insomma, almeno ci provo e ci spero, insomma, di scrivere cose abbastanza buone, insomma, però non mi posso lamentare. Il mio genere è un po' più particolare perché io per adesso solo scritto e sono stati pubblicati solo fantasy, quindi ho un genere per ora, insomma, la mia nicchia per ora è lì, anche se sto cercando di uscire da questo quadrato di fantasy. Sì, però è un genere che tira molto, il fantasy. Sì, Anzi, quello credo sì. che, salvo errore, vado a memoria e segnalazioni letterarie, è una delle primissime volte che abbiamo il piacere di ospitare appunto questo genere, che è senz'altro un genere che ha il vantaggio di essere anche intergenerazionale, se non altro. Sì. Vero, vero, lei qualsiasi età. Esatto, perché può attrarre anche i lettori più giovani e molto spesso il fantasy svolge un ruolo molto importante nell'educazione alla lettura. Allora, Andrea, tu hai detto che hai scritto 5 libri. Vuoi Sì. Sì, parlarci un pochettino? il primo libro l'ho pubblicato nel 2010, una raccolta di poesie che si chiama Poesia nel diario, 50 pensieri nel tempo. È stata pubblicata con una vecchia casa editrice che si chiama Mercelli Editori. Dopodiché ho avuto un precedente un po', diciamo, spiacevole e mi sono messo in proprio. E nel 2015 ho pubblicato il mio primo romanzo in self che si chiama La porta misteriosa. Questo qui, diciamo, è andato molto bene. Nel frattempo ho iniziato a scrivere il seguito, che sarebbe Oltre la porta. E questo qui l'ho pubblicato con la casa editrice, Le Mezzellane Casa Editrice. E premetto, questo qui, La porta misteriosa e Oltre la porta, sono due romanzi, cui questi fantasy, appunto. E praticamente, Oltre la porta è il seguito. È stato un romanzo della svolta che ha riscosso molto successo. E diciamo, da 4 anni fa oggi l'ho, diciamo, portato un po' ovunque in giro per l'Italia. Ho fatto numerose presentazioni. Sono quasi arrivato tra un po' a quota 200 nel giro di 4 anni. Tra Caspita. pubbliche, online, private, tra tutto. E oltretutto, con questo romanzo, 2 anni fa ho anche ricevuto il premio come miglior scrittore emergente nazionale agli Oscar delle Stelle qua a Polvereggi, al mio paese. Subito dopo, 2 anni dopo, ho pubblicato, diciamo, un giallo ironico, scherzoso, sempre con Le Mezzelane casa editrice, che si chiama Delitto in casa di Mezzelane. Dopodiché, lo scorso anno, durante il pieno lockdown, avevo già un libro che stavo iniziando a impaginare, tutto quanto me lo sono sistemato e me lo sono riprodotto in self e si chiama Vietato dormire, 20 racconti per restare svegli. Oltre a questi ho anche, diciamo, preso parte a diversi concorsi, diciamo, tra cui le poesie stesse, oppure anche alcuni racconti sono finiti su varie antologie. Alcune su antologie poetiche, alcune con la casa editrice sempre, Le Mezzelane casa editrice. Uno su una raccolta che si chiama Non è colpa tua, dove c'è come tema il bullismo, diciamo, la violenza sulle donne in generale. Invece un altro che si chiama Oscure presenze, c'è un mio racconto che è, diciamo, un racconto horror. E quindi in queste raccolte qui ci sono appunto questi miei scritti, ma anche su tante altre cose. Ci sono anche altre raccolte che sono uscite qua nella regione, dove ci sono varie poesie, altre dove ci sono vari racconti. Quindi ne ho molti, diciamo, di testi sparsi in giro. Ecco, quindi diciamo che Grazie. perfetto, hai dato un inquadramento, diciamo, già che fa capire l'eclettismo del tuo personaggio. Invece, Sara? Allora, io invece sono più bassa come livelli perché insomma, io per ora ho pubblicato 4 libri, tutti e quattro con Le Mezzelane casa editrice. Io ho iniziato nel 2017 con la prima parte della mia saga di vampiri, Il destino di sangue, che poi ha seguito il secondo volume, La freccia del diavolo. Ho già mandato anche alla casa editrice il terzo volume, prossimamente quindi dovrebbe uscire, perché questa è una saga di vampiri di 5 libri. Con una particolarità, è ambientata a Prato, insomma, quindi l'ho voluta far ambientare nella città in cui sono nata e cresciuta. Ho pubblicato sempre con Le Mezzelane casa editrice altri due fantasy per ragazzi, insomma, della collana Black Moon Street, che si intitolano Il mio demone e L'ombra del demone, qui sono è più per adolescenti, insomma. Poi anch'io, come Andrea, ho 2 racconti in 2 raccolte. Anch'io ho pubblicato un mio racconto nella raccolta contro il bullismo, anoressia e disturbi, insomma, alimentari, Non è colpa tua, e anche un mio racconto nella serie horror Oscure presenze. Perfetto, quindi diciamo che comunque se vi si può trovare un comune denominatore, entrambi siete un pochettino, non esclusivamente, ma comunque siete due autori all'insegna del fantasy.
Si può dire che sta un po'. Ecco. Allora, Andrea, ecco, volevo chiederti, che cos'è il fantasy per te? Per me il fantasy è diciamo, un modo di evadere dalla realtà, diciamo, isolarsi da quello che abbiamo intorno e dare spazio proprio appunto fantasy alla fantasia e scrivere cose fantastiche che potrebbero essere più o meno verosimili, adattandole, parlo per me, adattandole anche io al paese dove vivo, ai posti che ho attorno, alle amicizie, anche perché spesso mi ci metto anche io in mezzo ai protagonisti e mi piace molto viaggiare con la fantasia e dare spazio proprio appunto a questa libertà e volare proprio ad occhi aperti verso paesaggi, posti fantasiosi che potrebbero essere appunto sia reali ma anche fantastici. Sì, perché poi nel fantasy c'è sempre una commistione o quasi sempre una commistione di fantasia e realtà. Sara, invece per te è la stessa cosa oppure ci sono sfumature diverse? Allora, per me il fantasy è sì, certo, volare con la fantasia, poi essenzialmente creare mondi nuovi, realtà diverse, ma io ho una, la mia particolarità è creare sempre quella curiosità nel poter dire della serie quello che ci circonda in realtà cosa potrebbe nascondere, perché cioè, il mio fantasy è molto legato a ciò che ho intorno, quindi io penso a ciò che ho intorno immaginandolo in un altro mondo o immaginando cosa si potrebbe nascondere nel buio. Perché sul fantasy, mostri vari, fantasmi, demoni, vampiri, io ho sempre quella mia idea del chissà se mai qualche fondo di verità da qualche parte ci può essere. Ho capito, molto interessante questa vostra presa di posizione nei confronti del genere. Allora, Andrea, volevo chiederti, io conosco soprattutto di te Oltre la Porta. Ecco, Sì. è il tuo libro preferito oppure no? Per Tra me quelli sì, che hai è il mio libro scritto. preferito. Cioè, Sì. tra Sì, quelli che hai scritto, ovviamente. Ecco, il senza libro spoiler. preferito Ecco, senza spoilerare, magari, ti sì. chiedo perché. È stata l'ispirazione che ti ha fatto scaturire questa trama, questo sviluppo. Insomma, ecco, parlaci un po' magari della genesi nella tua testa di Oltre la Porta, magari è anche un sequel, no? Rispetto a un altro libro, no? Che avevi scritto in Sì, esatto, precedenza. però anche chi non ha, sì, esatto, chi è che non ha letto il primo, che sarebbe La Porta Misteriosa, anche su questo secondo ci sono dei rifacimenti comunque anche al primo, quindi anche uno potrebbe leggere benissimo anche questo, anche perché ogni libro è a sé, quindi ogni storia è a sé, però qui ci sono anche dei rifacimenti al passato, come se tramite flashback. E diciamo la genesi proprio mi venuta fuori così per puro caso, perché tanto tutti oggigiorno ci troviamo davanti a una porta e sta andare noi appunto andare oltre, a prendere delle decisioni che possono essere belle o brutte. Che la vita tanto la viviamo tutti quanti oggigiorno, tutti noi. Il protagonista potrebbe essere benissimo uno di noi, e sta a noi a sapere se la scelta è giusta o sbagliata, lo sappiamo andando avanti. E mettendoci appunto questo pizzico di fantasy, un po' del paranormale, che mi piace anche queste cose, è venuta fuori, diciamo, questa storia molto particolare e molto, diciamo, fantasiosa, appunto. Ecco, quindi diciamo c'è anche un significato metaforico fondamentalmente. E invece Sì, Sara, qual è esatto. il tuo preferito tra i tuoi? Allora, non ho dubbi nel dirti che è la saga dei vampiri di Rebecca e Marcos, perché questa saga è nata più o meno 15-12 anni fa, poi vabbè, è evoluta nel tempo, ma è nata in un periodo in cui non ero molto felice, insomma, per vari problemi familiari, è stata la mia valvola di sfogo. E quindi sono estremamente legata sia alla storia stessa che ai personaggi e anche all'evoluzione tale che sono riuscita, e spero di essere riuscita a dare a questa storia, creandola in un, cioè, mi sono vista io stessa nella mia città sconvolta da nuove novità, insomma, da questi mostri che in realtà l'abitano come se niente fosse. E quindi questo libro ha dentro di me tanto, sia come cose positive, sia come ricordi purtroppo negativi, perché insomma è legata a un periodo un po' così. Ho capito. Senti Andrea, volevo chiederti quali sono i tuoi lumi ispiratori, letterariamente parlando, magari anche non solo, perché il fantasy, si esprime per esempio anche nel cinema. Sì. Diciamo tra i miei preferiti proprio, diciamo autori preferiti, preferisco più di tutti Stephen King, che lo adoro molto. Dopo è un autore del passato, Dante Alighieri, perché ha scritto La Divina Commedia, è molto fantasioso, è stato geniale a scrivere questo libro. Poi mi piace molto anche il fantasy di Tolkien, tutta la trilogia del Signore degli Anelli, Le Due Torri, Il Ritorno del Re e tanti altri pure ce ne sono di autori fantasy, però questi quelli che prediligo di più in assoluto. Ecco, non sei il primo che ha definito Dante Alighieri un grande autore anche fantasy, perché ovviamente ci sono talmente Sì, perché è tanti un elementi viaggio di immaginario.
Un viaggio immaginario che ha scritto è molto bello, soprattutto mi incuriosisce perché è tutto scritto a rime, perché poi all'inizio scrivevo a rime e mi ci sono ritratto in pieno. Diciamo, è stato tra virgolette pane per i miei denti e lo adoro moltissimo questo libro. Chi non lo adora, certamente. Senti Sara, invece per te quali sono le tue fonti ispirative? Allora, io devo ammettere che il primo libro sui vampiri che ho letto è stato Dracula di Bram Stoker, che credo sia il classico in assoluto per tutti, insomma. Successivamente, credo di essermi innamorata in età in cui ho iniziato a leggerli, anche di Lestat il vampiro di Anne Rice, e qui da lì in poi ho letto praticamente tutto ciò in cui ci fosse un vampiro affine. E sono anche una divoratrice di serie TV legate ai vampiri, quindi le ho viste tutte. Secondo te qual è una delle serie TV più stimolanti? Allora, come serie TV ti devo dire che sui vampiri mi è piaciuta tantissimo The Originals, che sarebbe lo spin-off di The Vampire Diaries, che mi è piaciuta molto. Alcune le ho trovate un po' troppo, insomma, la serie di Suki, queste cose qui un po' meno mi sono piaciute. Moonlight mi pare una serie di molti anni fa che mi è piaciuta anche quella moltissimo. Ovviamente, appunto, ci possono essere scambi continui tra letteratura e arti visive, quindi cinema e serie TV per quanto riguarda il fantasy, perché anzi il fantasy è uno, nelle sue varie declinazioni, è uno dei generi che tira di più oggi anche proprio per le produzioni mass media, cinematografiche e anche appunto televisive. Oh, adesso invece volevo chiedere ad Andrea, secondo te qual è lo spazio del fantasy nel sistema culturale e anche letterario di oggi? Perché comunque è un genere, sì, di nicchia, ma fino a un certo punto, perché è un genere molto letto e molto frequentato. Quindi qual è questo spazio del fantasy? Diciamo, per me sì, ha molto spazio questo fantasy perché proprio attira tutti, partendo da quando si è bambini, crescendo, diciamo, è bello anche restare, diciamo, tra virgolette, bambini dentro e viaggiare sempre con la fantasia, indipendentemente dall'età, perché è bello trovarsi un posto dentro di noi e proprio un giorno, magari un giorno che uno è impegnativo, sedersi, lasciarsi un po' andare e volare con la fantasia. E quindi per me ha molto spazio, per come la vedo io. Ecco, tra l'altro per Sara c'è una domanda, io ogni tanto vedete che do un'occhiata qua alla chat e mi chiedono se ti sei ispirata anche al Conte Vlad Tepes. Allora, ispirata secondo i miei personaggi dei libri? No, non molto, direi. Per la saga dei vampiri che ho creato, c'è stata più un'evoluzione alla Darwin, perché i miei vampiri sono un po' particolari, perché insomma chi ha letto il libro mi ha sempre sottolineato questa cosa, perché al contrario dei vampiri classici, i miei camminano alla luce del sole, quindi mi sono un po' staccata dal classico proprio vampiro, quindi no, non molto. Ho capito. Senti, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto ad Andrea, cioè sullo spazio del fantasy nell'immaginario attuale. Allora, secondo me il fantasy ha sì una sua nicchia molto particolare, ma questa nicchia secondo me poi è concentrata in altre sottocategorie, perché in realtà il fantasy poi racchiude tutte queste creature particolari e ho scoperto che in realtà c'è gente che ama la follia, sì, i vampiri come me, però ad esempio molti poi non leggono su licantropi, poi ci sono c'è chi ama invece sul fatto dei fantasmi, quindi secondo me la nicchia del fantasy si può allargare in una platea ancora più immensa. Perché poi il fantasy è sì, quello classico ambientato in mondi fantastici, inverosimili, poi ora sono riusciti anche a crearlo alla quotidianità, come abbiamo detto prima, nelle serie TV ai giorni nostri. Quindi secondo me la nicchia del fantasy potrebbe e dovrebbe, perché poi, come abbiamo detto anche all'inizio, ha una fascia di età che non ha limiti, sia dai più piccoli che ai più grandi, potrebbe allargarsi ancora molto di più, secondo me. Certo, adesso invece vi volevo fare una domanda sui vostri progetti futuri, fantasy o non fantasy. Allora, Andrea, cosa hai in serbo? Diciamo tante cose. Ho già 3 libri che ho mandato alla casa editrice, 5 di mio che ce ne ho già pronti qui al computer, ne sto scrivendo diciamo 4, uno, ce n'ho uno in collaborazione che lo sto scrivendo appunto con la qui presente Sara, uno con un'altra amica, prossimamente dovrebbe uscire adesso tra qualche mese il seguito della storia di Pinocchio che tutti conosciamo, che ho scritto con una mia amica qua del mio paese che si intitola Pinocchio anno zero e quindi diciamo molte molte cose, ne ho altre collaborazioni in stand by, quindi ho tante cose in cantiere.
Perfetto, poi tra l'altro c'è una domanda che faccio a tutte e due, ogni tanto insomma ci arrivano anche delle piccole, chiamiamole provocazioni, ma insomma anche provocazioni assolutamente costruttive. La domanda è, ma i vampiri sono anche sexy? Chi vuole rispondere? Sara, vuoi Rispondo rispondere prima, tu? vado io. Poi sentiamo il parere di Assolutamente. Andrea, vampiri e vampiresse, perché no, insomma. Allora vai. Vampiri, sì. Vai, vai, vai. Vai te, allora. Io parlo Vai per me, Sara, se fossi un Sara, vampiro Sara, rispondi tu. sexy, diciamo, non sarebbe male, perché io sul mio libro, Vietato dormire, ho scritto una cosa un po' particolare di vampiri, con i denti un po' di, diciamo, da vampiri, un po' di sangue, queste cose qui, come introduzione. Quindi se fossero sexy con la fantasia, perché no? Tutto, diciamo, fa parte della storia. Certo, e Sara invece secondo te? Assolutamente sì, i vampiri, sia uomini che donne, hanno questa caratteristica secondo me molto particolare, apposta forse dovuta all'immortalità, al fatto di questo potere molto particolare, che sono estremamente sexy. Io devo ammettere che anche leggendo molti libri sul fatto, ancora un vampiro brutto non l'ho visto. Quindi c'è anche questo aspetto qua. Beh, poi magari anche nelle trasposizioni televisive, insomma, questo a volte che ve lo dico a fare. Senti, Sara, invece i tuoi progetti? Allora, anch'io ne ho parecchi nel cassetto e vi spero che prima o poi qualcuno, insomma, la casa editrice possa dar luce. Ho mandato, come ho detto, il terzo della saga dei vampiri di Rebecca e Marcus. Ho altri due racconti sempre mandati già alla casa editrice. Questa volta ho variato, sono andata sempre sul fantasy, ma sugli elfi uno e su delle creature create in laboratorio un altro. Ho anche scritto una nuova saga di vampiri con quattro libri, quindi Quattro fratelli e una maledizione, e in più mi sto cimentando, ho mandato anche questo nuovo racconto, il mio primo non fantasy, quindi un racconto rosa, particolare, pesante, insomma, un po' insomma, triste come storia, però sto tentando questa nuova strada e ne sto scrivendo anche un altro. Quindi, come ho detto prima, cerco di uscire ogni tanto dalla mia zona fantasy. Sì, e entrambi vedo che non siete certo inattivi dal punto di vista del No, tempo. Ecco. no, Oh, volevo per niente. poi chiedervi un'altra cosa, visto che siete molto esperti, anche molto, molto sintetici e al tempo stesso compendiosi nelle risposte. Come si pongono? E noi, la segnalazione letteraria, abbiamo anche un'ottica di servizio. Lo possiamo dire in diretta perché molti dei nostri spettatori sono autori emergenti che sono interessati anche a conoscere un po' i meccanismi dell'editoria. Ecco, come si pongono, secondo voi, in base alla vostra esperienza, le cose che sapete, eccetera, come si pongono gli editori nei confronti di questo genere? Andrea? Riferito al fantasy, intendi come genere o Sì, genere in generale? genere fantasy nel senso proprio lato della definizione. Io parlo per me con la mia casa editrice in Interlì. Ho proposto questo libro qui che ho mandato quella volta, Oltre la Porta, è stato, diciamo, riscontrato molto positivamente, è stato pubblicato. Mi ha dato un responso molto bello proprio, che era pubblicabile, e dopo quando si è materializzato il libro è stata una bella esperienza. Anche poi quando ho scritto un altro libro, quello che dicevo prima, questo giallo, Delitto in casa delle Mezzelanne, che è un giallo un po' ironico, scherzoso, però anche lì è stata una bella soddisfazione anche quello. E diciamo mi ha appoggiato la casa editrice, veramente. Hanno un gruppo veramente tra editor pure, capo editor, grafici pure, persone straordinarie. Quindi non posso che ringraziarli perché fanno un lavoro per me molto straordinario. Tanti li sottovalutano, ma per me, parlando per me, sono molto validi. È una casa editrice molto valida. Nel suo piccolo si dà molto da fare e sta facendo, sfornando molti libri di tante persone. Perfetto, e invece Sara per te? Allora, io per ora avendo pubblicato con le Mezzalane case editrici solo fantasy, quindi ti devo dire che mi hanno accolto benissimo. Tra l'altro, io da esordiente, quando ho pubblicato il mio primo libro, Destino di Sangue, devo ammettere che non sapevo assolutamente nulla, quindi mi sono lasciata proprio guidare alla mano su tutto quello che mi chiedevano, e infatti il libro ha rivisto un sacco di revisioni, anche se, pur essendo fantasy, la prima frase che la mia editor mi ha detto, e che mi ricordo come se fosse oggi, anche se scrivi di fantasy, pensa a una base reale, perché insomma, tutto sì, è bellissimo, è fantasy, ma se metti nel mondo reale che sei a Prato, come l'ho ambientato io,
un asino non vola, l'asino non vola, insomma. Quindi ho scoperto poi un meccanismo tale nella nascita di un libro che è stato molto bello, anche come vederlo mutato da ibrido a finale è cambiato tantissimo. Quindi non posso che ringraziarli, oltre al fatto che devo ammettere che le copertine mi hanno sempre molto colpito perché rappresentano proprio ciò che c'è dentro il libro. Quindi non posso dire niente, anzi spero che i prossimi libri siano sempre così belli e raffinati. Eh sì, perché si tratta poi di generi come anche un po' la fantascienza, nei quali le copertine hanno una funzione molto, ma molto importante. Quindi allora, Sara, mi è sembrato che tu sia stata molto soddisfatta del lavoro di editing, che però ha cambiato, insomma, un po' il libro come l'avevi presentato tu. L'ha cambiato perché, ad esempio, io proprio lo ammetto da ignorante in materia, l'avevo ambientato sì nella mia città, ma con dei particolari che non andavano bene all'inizio. E poi anche con le frasi tecniche e le cose obbligatorie di una casa editrice, le sue linee, le direttive di una casa editrice che io non avevo mai fatto, quindi poi ogni casa editrice so che ha le sue. Quindi il libro si è cambiato tanto, cioè anche la cosa più stupida, io avevo messo dei nomi stranieri, tutti avevano un nome straniero. E mi è stato fatto notare che sì, Sara, però i nomi stranieri l'hai ambientato in Italia, a Prato, quanti nomi stranieri vuoi che ci siano? E in effetti è vero. Quindi lì è stato cambiato tutto, quasi tutti i nomi sono rimasti invariati, solo quello dei vampiri, perché logicamente sui 500-700 anni potrebbero essere nati e cresciuti, viaggiati in qualsiasi parte del mondo. Però Sono secondo me transnazionali i vampiri. sì, sono sottigliezze che poi aiutano un libro a crescere anche, secondo me, queste No, cose. ma sono dettagli appunto che molti autori emergenti che ci auguriamo ci stanno seguendo apprezzeranno, cioè nel senso che sono cose che fanno capire un po' dietro le quinte del mondo editoriale, perché appunto quando un autore presenta un proprio libro deve pensare innanzitutto a chi lo presenta e poi deve anche accettare l'idea che magari spesso certe cose vengano cambiate. Oh, e tra l'altro qua c'è un'altra domanda, oggi riusciamo a fare anche un po' un botta e risposta con i nostri amici che scrivono in chat. Nessuno che si butta nel cyberpunk? No, mi sa di no. No, Non neanche credo di un'idea. riuscire a no. No. Oh, domanda alla quale forse non potete rispondere, perché è sempre una domanda un po' particolare, però ve la faccio lo stesso, avete la facoltà di non rispondere. Non la faccio io, la fa un nostro spettatore. Quante copie avete stampato? Ah, io non ne ho idea, cioè non è che ho mai chiesto quante copie sono state stampate del mio libro. Io non l'ho mai No, chiesto, eppure, so quante ne ho vendute, eppure. ma non quante sono state stampate, non te lo so dire. Ho capito. Perfetto, no, anche questo è un dettaglio. Dicevi, Andrea? No, io pure non lo so neanche io, so quelle che ho preso io, che ho preso la casa editrice, mi serve un esempio, 10 copie, 20, 50, so quelle che ho preso io, però quelle effettivamente stampate non lo so neanche io. Perfetto, va bene. Quindi insomma, ecco, comunque abbiamo risposto al nostro spettatore o spettatrice. Oh, e stiamo arrivando verso la fine di questa interessantissima diretta, però io prima di concludere voglio fare anche a voi, che siete appunto molto presenti sul web, la domanda, con la quale spesso concludo le nostre dirette. Come vedete il futuro della comunicazione letteraria via social anche dopo la pandemia? Andrea. Io diciamo, se si potesse ritornare in presenza sarebbe bellissimo, perché sono sempre stato a contatto con la gente, ho fatto tantissime presentazioni in 10 anni, 11 ormai quasi, quindi la vedrei in presenza, però anche così, diciamo online, non mi dispiace, perché se vai, faccio un esempio, io parlo per me, vado in Ancona, vado in una libreria, ci potrebbe essere gente solo nel posto, qualcuno che viene da qualche altra città, invece qui online potreste arrivare in tutta Italia, anche dall'altra parte del mondo volendo, quindi diciamo un po', farei 50 e 50 a questo punto per compensare, per come la vedo io. E tu, Sara, invece? Sì, anch'io penso su un 50-50, però con una differenziazione della serie. Allora, secondo me queste dirette su Facebook, qualsiasi altra piattaforma, aiutano anche a sentirsi vicini con persone che logicamente non potresti mai incontrare, anche gente fuori dall'Italia, queste cose così. Però la presenza fisica, secondo me, è essenziale, specialmente, secondo me, nelle fiere, che è stata la grande mancanza di questo periodo perché non si è potuto far niente. Perché, ad esempio, il contatto tra autore, casa editrice, lettore nelle fiere non si può paragonare a una diretta Facebook. E lì la magia è tanta, è grande, insomma.
Perfetto, allora devo dire che siamo riusciti a fare una diretta esaustiva e anche ben ritmata. Adesso non avevo nessun dubbio perché voi siete, diciamo, molto familiari per quanto riguarda il web. Cari amici di Segnalazioni Letterarie, quindi in conclusione vi ricordo appunto la prima edizione del premio Lettere al Sempione. Vi ricordo domani sera alle 19 la diretta con Michela Tanfoglio, l'agente letteraria dell'agenzia Editrial, che ci porterà come ospite Alessio Cuffaro, quindi uno scrittore molto importante. E poi sabato alle 17 il quinto dei nostri reading poetici. Se volete partecipare ai nostri reading, potete scrivermi a albertoraff2@gmail.com. Devo dire allora che siamo arrivati veramente in conclusione. Ringraziamo ancora una volta Andrea Anseghini e Sara Marino. Volete ricordare il titolo del vostro ultimo libro, Andrea? Del mio ultimo libro, il self, che si chiama Vietato dormire, 20 racconti per restare svegli, che è questo qua. Perfetto, lo vediamo abbastanza bene. E Sara, il tuo ultimo libro? Allora, il mio ultimo libro è il secondo della saga dei vampiri, La freccia del diavolo, che è questo qua. Perfetto. Allora, grazie di nuovo ad Andrea Anseghini e Sara Grazie Marino, sono a te. stati due Grazie a te, Alberto. ottimi compagni di diretta e vi salutiamo come al solito con il nostro motto, il motto di Segnalazioni Letterarie, che è leggiamo, scriviamo e condividiamoci. E amici, condividete se vi è piaciuta questa diretta. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.